Stamattina ricordiamo Federico Zavatti, un uomo che ha dedicato l'intera esistenza all'antifascismo, un uomo per il quale, e lui amava sempre dirlo, socialismo è vita, fascismo è morte. Proseguono in città le celebrazioni per il 71esimo anniversario delle quattro giornate di Napoli. Questa mattina al Cinema Modernissimo la commemorazione di Federico Zvab, patriota triestino protagonista della resistenza antifascista del 43, e poi lo scoprimento di una lapide in sua memoria sulla casa in cui visse in via Cisterna dell'Olio. Presente con il sindaco De Magistris, l'ambasciatore della Repubblica Slovena in Italia, Istok Mirosic. Il modo migliore, secondo me, per ricordare Federico Zvab è ricordarci che a distanza di tanti anni noi abbiamo una straordinaria Costituzione che è ben lungi dall'essere applicata e attuata. Io so, da sindaco di Napoli e da napoletano, che Napoli sarà sempre una città antifascista e tra i tanti primati importanti abbiamo un primato che non ci potrà togliere nessuno, che siamo stati 71 anni fa la prima città che si è liberata da sola, con movimento di popolo, di donne e giovani, da tutti i quartieri, dall'oppressione nazifascista. Gli americani sono arrivati dopo, quindi Napoli conosce la libertà, la solidarietà, la fratellanza e l'uguaglianza molto prima di qualsiasi occupazione militare. Le iniziative dedicate alla ricorrenza domani prevedono visite guidate per le scuole alle mostre sulle quattro giornate di Napoli presso la sede dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza e si concludono giovedì mattina con il corteo dal Liceo San Lazzaro che ricorda i martiri dello stadio Collana del Vomero.